Bene, ben trovata a Rosa Franco, presidente del CSV San Nicola. Siamo a Bari, vero Rosa? Sì, Bari. Bari, BAT, abbiamo un territorio un po' ampio. Bene, l'ex bene. Provincia di Bari, per intenderci. Buongiorno e ben trovata e complimenti per questo bellissimo lavoro, questo docufilm dal titolo Prima Dovero, realizzato dal vostro CSV San Nicola e curato dal regista Mauro Maugeri, che, come anticipavamo, si pone questo interrogativo davvero accattivante e che ci fa riflettere, ovviamente. E se il volontariato smettesse di esistere? Ecco, raccontaci come è nato questo progetto e che cosa vi ha restituito. Beh, il progetto è nato per rispondere alle esigenze delle enti del terzo settore, che lamentano ovviamente la carenza di volontari. Però voleva essere una riflessione su se stessi, sulla propria storia, sulla storia della propria associazione. Per cui è stato, diciamo, un evento promozionale che abbiamo appunto realizzato insieme al regista, un regista che, diciamo, conosce il mondo del volontariato, e tra l'altro è stato a diversi premi nazionali e internazionali. E la cosa interessante è stato quello di far venire fuori dalle persone che sono intervenute, che hanno parlato a titolo personale, sono volontari, sono alcuni presidenti di associazioni, ma sono appunto volontari, capire che cosa succede se nel mondo del il mondo del volontariato dovesse scomparire. Quindi il nostro è voluto essere una provocazione, e il risultato qual è stato? Quello di capire che non solo ci perde la comunità a cui apparteniamo, che i volontari servono con molto impegno, con molta passione, ma soprattutto chi ci perde è il volontario stesso. C'è una parte del docufilm in cui proprio le persone intervistate denunciano questa mancanza, questa privazione, questo impoverimento della propria umanità senza l'impegno gratuito e solidale che ogni giorno profondono sul territorio. Quindi questa è stata una grande sfida, perché tra l'altro le immagini sono molto essenziali, quindi parlano molto le espressioni, le parole, non c'è nessuna non c'è sceneggiatura, è proprio essenziale. E la cosa interessante è anche vedere come l'inizio di questo docufilm, quando si parla appunto del colibrì, ognuno pensa, ma io in fondo che cosa potrei fare? Le mie capacità, le mie risorse, il mio impegno è nulla rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio, le esigenze del mondo, no? Ma invece una piccola goccia può cambiare, corrodere la roccia, anche diciamo, quelle situazioni più refrattarie, quelle più dure, quelle più ci ostacolano, però poi chi possono essere quella roccia, quella goccia che può lentamente cambiare una comunità. Io dico sempre ai volontari, basterebbe soltanto uno, veramente ci sarebbe la rivoluzione. Quindi è stato non solo un momento di riflessione su se stessi, ma anche un momento promozionale. Cioè il motivo per cui doveva emergere, era importante per noi che emergesse il motivo per cui uno fa volontariato. E uno non fa volontariato perché è bravo, perché è buono, perché è generoso, perché ha tempo, ma fa volontariato perché desidera partecipare, sente
di essere parte di una comunità, vuole partecipare a questo cambiamento, vuole partecipare a una, alla costruzione del bene comune, che significa una comunità che sia umana, che sia a misura d'uomo. Grazie, grazie Rosa. In chiusura ti chiederei se il docufilm, ecco, continuerà ad essere proiettato, se ci sono già degli appuntamenti e dove possiamo appunto seguire gli sviluppi di questo progetto. Sì, allora il docufilm si può vedere, visionare su YouTube. E comunque diciamo stiamo anche organizzando dei momenti, ovviamente sul territorio. Ultimamente l'abbiamo portato ad Andria proprio perché diciamo emotivamente prende, e quindi è un'occasione anche per favorire un dibattito. Quindi prioritariamente, principalmente, chi lo volesse vedere seduto comodamente lo può vedere su YouTube. Perfetto, però perfetto. Siamo disponibili anche a fare degli incontri qualora, ecco, ce lo si chiedesse. Ecco, questa può essere una buona occasione di incontro, perché una volta visto il docufilm può nascere anche un prezioso dibattito. Bene Rosa, allora io ti ringrazio per essere stata con noi stamattina a condividere questo bellissimo progetto. Andate su YouTube e cercate Prima Dovero, il docufilm realizzato dal CSV San Nicola di Bari, curato dal regista Mauro Maugeri. Rosa, buon proseguimento di giornata. Grazie. E buon volontariato a te e a tutti quanti noi. Grazie, grazie tantissimo. Linea alla regia e ci ritroviamo tra poco.